più meritevoli e si sono aggiudicati la borsa di studio. La borsa di studio è una, è così articolata, devo leggere perché non mi posso ricordare le cose. Un primo premio di 600.000 lire e un secondo premio di 300.000 lire. In più la famiglia catalana ha devoluto alla scuola un contributo di 1.300.000 lire. Di questo la scuola credo gli sarà grata e la ringrazia. Passo adesso a proclamare i vincitori. È invitata a ritirare il premio. Consegni il premio. Dei nostri piccoli attori,
al sindaco Gianni Verducci, all'assessore all'istruzione Restano, ai rappresentanti dell'amministrazione provinciale, l'assessore alla cultura il dottore Cerato, il consigliere provinciale il dottore Lumini. Grazie ancora all'ente regione, alla regione Calabria, con la presenza del dottore Cannizzani. Grazie a tutti, la scuola io ritengo che abbia fatto la sua parte, la giusta parte, la scuola con questa manifestazione che io ho caldeggiato fin dall'inizio ha dimostrato di arricchire, di contribuire alla crescita culturale degli alunni e sarò ancora alla guida di questa scuola. Queste manifestazioni saranno privilegiate perché noi crediamo fermamente che queste iniziative contribuiscono alla crescita morale, culturale e politica di Monte San Giovanni. Grazie. Grazie.